Salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi vi propongo una nuova guida all'investimento dedicata al confronto tra due personaggi a 5 stelle che a breve torneranno evocabili su Genshin Impact. I personaggi in questione sono Eula e Albedo. Eula è un personaggio a 5 stelle di elemento crio che utilizza lo spadone, mentre Albedo è un personaggio a 5 stelle di elemento geo che utilizza la spada. La presente guida si articolerà su tre punti fondamentali. Il primo è la semplicità di gioco, il secondo la versatilità di team building, mentre il terzo sarà l'accessibilità di build. Tramite questi argomenti tenterò di mettere a paragone Eula e Albedo, con l'obiettivo di aiutare i giocatori non ancora decisi sul da farsi a meglio gestire le loro primogems. Ovviamente, se amate in particolare uno di questi due personaggi e avete già le idee chiare per conto vostro, seguite il cuore e buona fortuna con le evocazioni. Premesso ciò, iniziamo con la guida. Primo punto di paragone, la semplicità di gioco. Iniziamo dal personaggio che ha debuttato prima, cioè Albedo. Dal punto di vista della semplicità di gioco, Albedo è uno dei personaggi migliori di Genshin Impact a mani basse. Adattissimo anche ai giocatori super principianti, l'alchimista ricopre il ruolo di sub DPS o secondo attaccante geo, con accezione più o meno offensiva o di supporto sulla base della build che deciderete di assegnargli. La sua abilità elementale è semplice ed efficace. Albedo infatti poggia un fiorellino a terra che ha lunga durata e non necessita della presenza di Albedo per infliggere costanti danni geo ai nemici e oltre a ciò l'abilità Burst di Albedo, grazie al suo secondo talento di ascensione, è in grado di alzare l'elemental mastery di tutto il party. La sua Burst, semplicissima da caricare in virtù dell'eccellente batteria fornita da Albedo stesso, è un'ulteriore solida fonte di danno. Proprio in virtù della sua capacità di buffer o potenziatore della squadra, Albedo è un supporto ben gradito anche dagli attaccanti elementali, nonostante sia di elemento geo, elemento noto per la poca interazione con gli altri. Insomma, se cercate un supporto solido, facile e versatile, Albedo fa assolutamente al caso vostro. Passiamo a Eula, altro personaggio fantastico, che però ricopre un ruolo principale completamente diverso da quello di Albedo. Eula infatti è un main DPS o attaccante di punta, caratterizzata da un kit di talenti, abilità e costellazioni incentrati sul danno fisico. Sebbene Eula non sia semplice da maneggiare come Albedo, non è nemmeno un attaccante particolarmente complicata. Tramite la sua abilità elementale non premuta si accumulano livelli della sua meccanica speciale Grimheart e una volta raggiunto il livello massimo basta tenere premuta l'abilità elementale per scaricare ed infliggere ingenti danni aggiuntivi tramite il colpo che verrà generato. La sua Burst è una fonte di danno fisico al momento impareggiabile nel panorama di Genshin Impact, un colpo violentissimo multi-target che Eula può ulteriormente potenziare colpendo i nemici durante il caricamento della spada di luce. Ciò che potrebbe rendere Eula un po' macchinosa per determinati giocatori è la sua arma, la Claymore, che rende le combo decisamente più lente rispetto a quelle di una Utao o di una Ayaka. Appurato ciò, Eula resta un DPS validissimo e super consigliato, tra l'altro, con la sua prima costellazione, probabilmente una delle migliori in circolazione per gli attuali attaccanti giocabili. Secondo punto di paragone, la versatilità di team building. Albedo è, come già spiegato, un personaggio parecchio versatile e questa sua caratteristica si riflette anche nelle numerose formazioni in cui può essere utilizzato al meglio. Innanzitutto è bene specificare che la sua abilità elementale scomba molto bene con tutti gli altri personaggi in grado di infliggere danni elementali rapidi e costanti, come per esempio Fischl con Oz o Shanling con Guoba. Queste interazioni vanno infatti a generare non solo danni e cristalli elementali,
ma anche e soprattutto energia per tutto il party. E proprio per questo Albedo è particolarmente adatto ad affiancare attaccanti con burst costose o anche semplicemente molto forti, come per esempio un Tartaglia o una Ningguan. Albedo gioca benissimo anche con altri personaggi Geo ed è particolarmente gettonato per supportare Shao nella sua formazione più competitiva, la cosiddetta doppio Geo doppio Anemo, dove solitamente il lanciere Yaksha viene giocato in Abyss. Proprio per questo motivo Albedo potrebbe essere un'aggiunta interessante alla squadra di tutti coloro che attendono la rerun di Shao o che già lo possiedono. Oltre a questo team specifico, Albedo è tranquillamente giocabile anche in formazioni più free to play, come il classico National Team con Shaling, Xin Chou e Bennett. In questo team abbiamo tutto: la sinergia tra il fiore di Albedo e Guoba, un ottimo uso dell'Elemental Mastery bonus fornita da Albedo e un DPS come Shaling che gode moltissimo dell'energia fornita da Albedo per scatenare il più volte possibili la sua tremendamente pericolosa Elemental Burst. Per quanto riguarda invece Eula, il discorso è un po' meno positivo. Eula è un attaccante fisico, il che significa che non basa il suo danno sulle reazioni elementali, e inoltre è anche estremamente bisognosa di energia per sfruttare la sua burst, pur non essendo lei stessa in grado di prodursi l'energia da sola. Eula è forte, fortissima, ma per essere tale deve essere correttamente compresa e maneggiata dai giocatori, a cominciare dalla scelta dei compagni di team, che è fondamentale nel suo caso. Il supporto ideale per Eula, quello che non dovrebbe mai mancare nelle vostre formazioni, è una batteria di elemento elettro. L'elemento elettro, unito al crio di Eula, vi permette di abbassare la resistenza fisica dei nemici tramite la reazione Superconduct, e fornire cospicue quantità di energia a Eula significa tirare fuori al 100% il suo intero potenziale d'attaccante di punta. La Raiden Shogun e Fischl sono semplicemente perfette per ricoprire questo ruolo, ma potete anche optare per vie intermedie, come una batteria Anemo o anche una batteria Crio. Diona in primis, che è in grado di fornire a Eula anche cure, scudi e risonanza crio. Qualsiasi sia la vostra decisione, non dimenticate mai che Eula è un attaccante di punta estremamente egoista e che è sempre il team a girare intorno a lei, e mai il contrario. Terzo punto di paragone, l'accessibilità di build. Siamo infine arrivati all'argomento che più di tutti dovrebbe rallegrare tutti i giocatori che puntano ai due protagonisti di questa guida all'investimento, ovvero l'accessibilità di build. Sia Albedo che Eula, infatti, sono personaggi estremamente accessibili, sia a livello di armi che di artefatti. Albedo è il re degli artefatti di scarto, in quanto personaggio che necessita della statistica difesa per aumentare il suo potenziale di danno. Quante volte vi è capitato di trovare delle statistiche spettacolari su un artefatto con difesa come stat principale? Ecco, un artefatto del genere può essere sfruttato tranquillamente dal vostro Albedo. Anche a livello di set di artefatti, Albedo mantiene la sua peculiare versatilità. Si può giocare puramente di supporto con il 4x del Noblesse Oblige, del Millelith o anche dell'Archaic Petra, oppure lo si può rendere un sub DPS decisamente più incisivo con combinazioni dei set precedenti come Petra più Noblesse, oppure ancora con il nuovo full set Dusk in arrivo in gioco con la versione 2.3. Lo stesso discorso si può fare anche con le armi. Una delle armi migliori giocabili su Albedo è una spada a 3 stelle. Sì, avete capito bene. La Harbinger of Dawn è un'eccezionale opzione budget davvero molto utilizzata su questo personaggio. E no, le armi budget per Albedo non finiscono qui, poiché l'alchimista è giocabile anche con la Festering Desire, spada gratuita distribuita con l'evento di Dragonspine dello scorso dicembre, ed è molto probabile che anche la spada gratuita del prossimo evento sarà assai adatta a lui. C'è poco altro da aggiungere, Albedo è uno dei personaggi più accessibili ed economici di tutto Genshin Impact, in particolare dal punto di vista delle armi giocabili con efficacia su di lui. Armi e artefatti sono un punto di forza anche di Eula. La spadaccina vanta un set completo fatto su misura per lei, il Pale Flame, ma esistono anche valide alternative adesso, a cominciare dalla combinazione Pale Flame più Bloodstained Chivalry.
Eula va anche piuttosto d'accordo con l'attacco in percentuale, quindi Gladiator e Shimenawa in combinazione tra di loro o con un set che fornisce physical damage, Pale Flame oppure Bloodstained Chivalry, può essere un'altra opzione. Parlando invece di armi, le più forti per Eula sono senza ombra di dubbio la Song of Broken Pines e la Wolf Gravestone, ma ciò non toglie nulla al valore di due solidissime alternative free to play come la Luxurious Sea Lord o la Snow-Tombed Star Silver. Detto ciò, traiamo dunque le nostre dovute conclusioni da tutte le informazioni che vi ho fornito in questo video. Mettere sullo stesso piano Albedo e Eula è impossibile, perché parliamo di due personaggi con ruoli ed esigenze diverse. Io in questo video l'ho fatto, ma utilizzando argomentazioni che ben si discostano dal loro ruolo in battaglia, che, come già detto, è estremamente diverso. Proprio per questo motivo, la domanda più importante che ogni giocatore si dovrebbe porre prima di decidere su quale dei due banner investire dovrebbe essere: ma mi serve di più un personaggio di supporto o un personaggio attaccante? Ecco, se vi sentite troppo pieni di DPS e magari avete saltato Kazuha e Zhongli, allora Albedo fa decisamente per voi. In caso contrario, soprattutto se non avete evocato per Utao o Tartaglia, Eula può essere una validissima opzione per migliorare la vostra offensiva. Insomma, sia Eula che Albedo valgono le vostre primogems, indipendentemente dal vostro adventure rank, e sta a voi stabilire se concretizzare l'investimento o risparmiare per i futuri personaggi. E detto questo, basta, io spero di essere stata sufficientemente esaustiva, spero che abbiate gradito questa guida all'investimento, ho cercato di realizzarla nella maniera più imparziale possibile, soprattutto perché se mi seguite saprete che io sono una canita fan di Eula, e non mi resta che augurarvi buona fortuna per le vostre evocazioni e soprattutto per la vostra scelta. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un mi piace qua sotto e, perché no, iscrivetevi anche al mio canale, attivate la campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video in futuro, sia a tema Genshin che non, e mi raccomando, date un'occhiata alla mia descrizione dove troverete i links ai miei social, al mio Instagram, al mio sito Viola e al mio Discord. Da Jul, Albedo e Eula è tutto, buona scelta e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!